E ora ci occupiamo di teatro. Orgasmo e pregiudizio, questo è il titolo dello spettacolo teatrale che si è tenuto nello splendido scenario del Teatro Impero di Chiaravalle. Spettacolo teatrale nell'ambito della rassegna teatrale Città di Chiaravalle, con la regia di Pino Amendola e Nicola Pistoia. Sul palco Fiona Bettanini e Diego Ruiz. Ma sentiamo le interviste di Teresa Tino. E cerchiamo di scaldare questa gelida serata qui a Chiaravalle. Questa sera con noi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Diego Ruiz e Fiona Bettanini in una commedia, chiamiamola commedia, Orgasmo e pregiudizio. Il titolo è tutto un programma, credo che gli spettatori si divertiranno questa sera, anche perché sono sempre, certe parole diventano tabù, no? Alcune volte, e sdoganarli non è male, vero? Sentiamo Diego Ruiz, allora ci illustra il programma della serata. Allora, intanto grazie a voi dell'ospitalità. E certo, ma la parola orgasmo è una parola che ha solo un senso positivo, perché mascherarla così? E poi è stato un po' il nostro successo questo titolo, perché 24 anni fa, quindi eravamo ancora giovani e belli, oddio, io bello lo sono ancora obiettivamente, però insomma, devo dire che subito il pubblico ha riempito i teatri e noi pian piano in 24 anni abbiamo fatto collezionato più di 1500 repliche ed è uno spettacolo rappresentato in tante parti del mondo. È, diciamo, uno spaccato di una coppia, che poi una coppia non è, però tutta sul sesso, però assolutamente senza volgarità. Ed è un po' il segreto dello spettacolo. Quindi si ride moltissimo, si ride delle coppie, ma soprattutto di noi stessi, parlando di argomenti piccanti, ma senza imbarazzo. Quindi ci si scandaglia un po' dentro, no? Per sapere un po' quali sono le cose da superare, le cose su cui ironizzare. Quindi credo che sia uno spettacolo veramente, anche perché ho letto delle recensioni molto, ma molto positive, quindi gente che si è divertita, questo spettacolo fatto anche in teatri della chiesa, Ah, no? sì, Di preti, di assolutamente. suore, quindi non ha nulla di cui, voglio dire, di cui rammaricarsi, è uno spaccato della vita di una coppia. No, poi anche in fondo ci hanno detto, abbiamo scoperto nel tempo, anche utile, perché tante persone sono venute a vederlo e a rivederlo, perché si sono divertite, hanno passato una bella serata, però hanno anche un po', in qualche modo, analizzato il loro rapporto di coppia, quindi lo usano un po' come terapia di coppia, anche per capire se stessi, anche il partner. Insomma, comunque parlare di certi argomenti che certe volte è tabù è sempre meglio, no? Va bene? Certo, del resto il teatro è vita, no? Il teatro è Assolutamente. vita e porta in scena proprio la vita delle persone. E allora passiamo alla protagonista femminile. Non so come si sente in questo tipo di spettacolo. Ah, beh, noi ci divertiamo tantissimo e forse anche è uno dei segreti dello spettacolo. E a volte ci è capitato anche a noi di ridere, davvero, e quindi è veramente, poi è molto comodo, siamo sul letto, non è faticoso per niente. Diciamo che comunque già la risata del protagonista poi stimola la risata dello spettatore, no? Che poi non è una risata vuota, è una risata che analizza gli stati d'animo di ognuno di noi. Sì, no, diciamo che spesso e volentieri è il contrario, no? È il pubblico che ci trascina nelle risate. E comunque sì, insomma, diciamo il segreto, cioè non, il segreto di questo spettacolo non è che possiamo definirlo con una parola sola, in una frase sola, però è, come diceva anche Diego, il fatto che le persone scoprono di poter parlare tra di loro di alcuni argomenti a cui noi diamo solo il là, capito? Ecco, e quindi è un piacere veramente per noi anche scoprire che ci sono delle persone, amici, coppie che poi ne parlano per giorni e insomma, oltre a essersi divertiti, hanno potuto veramente fare delle riflessioni utili, capito? Possiamo definirlo un viaggio all'interno delle dinamiche della coppia, allora. Ah, assolutamente sì, è un viaggio, è bella anche questa definizione. Sì, un viaggio divertente, un viaggio di sì, molto.
Ok, grazie e buono spettacolo. Aspettiamo grazie. Di vedervi in scena, di divertirci e di pensare, di riflettere. Grazie, grazie. Grazie, ciao, grazie, grazie a voi. Pure a me. Se non lo racconta neanche ci credono. Meglio che non lo raccontiamo. Ma è la prima volta che mi succede. Guarda che la colpa è mia. Ma non dire sciocchezze, è colpa mia. È che ho un periodo che non ci sto con la testa. Forse pensi troppo al lavoro, lo stress. Senti, ricominciamo tutto da capo. Ma è la decima volta! Tu ti ricordi che l'ho data a te? Certo che me lo ricordo, mi ricordo il gesto. E allora cerca meglio. Sono sicura di averle messe qui, me lo ricordo benissimo. Hai guardato in tasca? Non ho tasche, ti ho detto che l'ho messa in borsa. Se me lo ricordo, no? Proprio il gesto, l'ho presa e l'ho messa in borsa. Hai guardato la cassa del bar? Sì, ma non c'erano. E non certo, l'ho messa in borsa. Sul balcone? Ma no, non c'erano. E no, mi ricordo proprio il gesto. Per terra? Ma no, non c'erano, abbiamo visto sotto sopra, tutto lato dritto. Eh sì, certo, ho chiuso anche la borsa. A meno che... A meno che? A meno che non l'ho lasciata in bagno. Impossibile. Ma che ne sai tu? Sì, 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 l'ho lasciata in bagno, vicino al lavandino. Al lavandino? Ma sì, ti dico, l'ho presa e l'ho messa sul lavandino. Mi ricordo il gesto. Tu sempre il gesto ti ricordi? Spiritoso. Ma poi che dici che non ci sei andata in bagno? Ah, è vero, non ci sono andata in bagno. Dai, su, fammi vedere questa borsa. Certo che è squallida questa camera. Mi dispiace, ma sulla tua strada Lilton ancora non l'hanno costruito. Modella Rosetta, ma ancora vista sulla Roma Napoli, cioè. Ci credo che non trovi niente qui dentro, ma quella cosa ti porti in giro. Non è divertente? Io e te soli, la prima volta che dormiamo insieme. Trus de trucchi. Spazzola, spazzolino, rossetto, rossettino. Torcia! E per guardare dentro così trovo subito quello che cerco? Un accendino, un rasoio. Per depilarmi. Assorbente. Portachiavi con conchiglia. Chiavi di casa al mare. Un altro accendino, matita. Cucchiaino! Müller, faccio l'amore con il sapore. Cipria. Portachiavi con slittino. Chiave della casa montagna. No, cantina. Ma che c'entra lo slittino? Ricordino di Cortina. Ma questo cos'è? È un coso là. Il pirulo del coso. Ah, beh certo! Il pirulo del coso! E come si fa senza il pirulo? Il pirulo del telefonino! L'auricolare? Ma il telefonino dove sta? L'ho perso ieri mattina! L'avevo messo in borsa e... È stato inghiottito da sto buco nero! Ma che è sta cosa qua? Un uccello morto, schiacciato, ma che è? Un'agenda! Coi peli! Oh, ma che vuoi? Hai trovato le chiavi? No. E allora basta, pianta di ficcare il naso nelle mie cose. Stanotte torniamo qua e domani troveremo una soluzione. Oh, cammina però, eh? Che fai? Telefona Giulia, almeno l'ha detto. Ah, sì, e cosa le dici? Sai, Giulia, purtroppo abbiamo perso le chiavi del Mercedes e siamo costretti a dormire qui, nella camera matrimoniale di un motel. Ma non ti preoccupare, non succederà niente. Esatto, proprio così le voglio dire. Non ci crederà mai. Perché non ci dovrebbe credere, la verità. Hai ragione, non ci crederà mai. Te l'avevo detto che non ci dovevo fermare la tua grida. Dovevo fare la pipì, mi scappava. Ma se non ci sei andata in bagno? Beh, è scappata. Dai, telefonale. Che le dico? Che ne so, inventa di qualcosa. Pronto? Ah, amore, scusa, ti ho svegliata? Oh, scusa. No, ti volevo dire che c'è stato un piccolo contrattempo e non riesco a tornare stanotte. Ma no, che Fiona ha perso le chiavi della macchina e stanotte torniamo insieme. Stai tranquilla, domani alle 8 apre il meccanico, ripartiamo subito. E ti ripasso Diego, ciao Giulia. Sei normale, che ti ha detto?
Ma niente, fa la simpatica. Secondo me gli erode. Pronto, amore? Sì, sì, in un motel qui sull'autostrada. Aspetta, come si chiama? Ma Cirioletta. Cirioletta. No, aspetta, Cirioletta, sei proprio sicura? Cirioletta. Sì, sì. E poi Rosetta, Cirioletta, sempre pane. Cosa, amore? Ah, sì, purtroppo c'era solo questa camera, sì. Sì, il casaleccio è finito. Matrimoniale? Sì. Ma no, è certo che no. Ma come no? Sì, sì, i letti sono separati. No, non si possono unire. Perché... Che ne so io? Ma te l'hai aggiunta? Va. Pronto, amore, senti, ti passo Fiona, me la sto facendo sotto. Giulia! Sì, sì! No, 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 non si possono unire! No, perché... perché... sono a castello! Che le madre erano tutte occupate! Allora, ci hanno dato quella dei figli! Sono in vacanza dalla nonna in Trentino! Tornano domenica allo Strenino! Pensa, due gemellini di 9 anni che prendono già il trenino da soli! Incredibile, no? Mica come il figlio di Kiki, da 7 anni di notte c'è ancora il pannolino. Giulia, che è uscita dal bagno, te la ripasso. Ciao! Amore? Sì, sì, non ti preoccupare, lascia il cellulare acceso. Ma no, no, dormiamo subito, siamo stanchissimi. Ok, ciao, buonanotte. Ma che sta a fare? Pedalo! Ma che bisogno c'era di inventarsi tutte quelle cose? Se devi raccontare una bugia, dilla grossa se vuoi che ti credano, no? Vicino Cassino, figurati. Motel Sfilatino. Rosetta. Sì, sì, domani mattina. Ma no, no, non chiamare, Giulia. No, no. Metti che domani riesco a riportarlo a casa. L'abbiamo fatta preoccupare per niente, quella povera disgraziata. Sì, sì, ti lascio il numero. 0775565553. Oh, ce li dobbiamo giocare sti numeri, eh? Senz'altro, sì. Come? Pericoloso? Ma no, figurati se mi faccio coinvolgere dagli Hare Krishna. Ok, sì, ma adesso vado a dormire. Ma no, che dici? Basto io, basto e avanzo. Vedrai che prendo io in mano la situazione. Stai tranquillino, bacettini, buonanotte. Sì, sì, tanti bacettini, amore. Tanti, 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 sì. Ciao, amore, ciao, ciao, ciao. Un altro bacettino! Ciao, amore, ciao. Ma che è sta puzza? Ah, ah, ah! Comunque grazie, complimenti. Adesso non potrò più guardarti in faccia. Figurati. Pensa che... Figurati. Che fai? Mi spoglio. Non pretenderai che dorma vestito. Ah, ho capito, sei imbarazzata. Ma dai, su, ma se ci conosciamo dalla vita. Appunto. Allora perché ti giri? Guarda che sei tu che sei imbarazzato. Brava. Scusa, ma non ti danno fastidio tutti quei peli sul petto? Ma come fastidio? No, intendo in determinate situazioni. A me darebbero fastidio. Beh, se tu avessi questi peli sul petto, penso che darebbero fastidio un po' a tutti. Ma poi a che servono? Sono inutili. Ma guarda che i peli sono un segno di virilità. Dai, fateli togliere anche tu. Ma smettila, dai, su. Dai, che non fa male. Gio! Era bianco! Ma non mi lasci stare! Guarda che una bella rasatina ti farebbe bene! Ti rinfoltirebbero! Grazie, ma non mi cadono!
Però hai la forfora. Ma che ti vedi stasera? Rasato, saresti più piacevole da accarezzare. Ma chi ti ha detto che voglio essere accarezzato? E poi, se sfogli qualsiasi rivista di moda, i modelli sono tutti senza peli. Tutti croci però! No, c'è niente da farsi, è proprio gretto. Adesso i modelli sono tutti croci. Ma che vuoi da me? Per te che sei stata con... Io? Che fai? Non si vede? Ma non avevi sonno? Ma è passato. Da quando in qua non porti le mutande? Mi danno fastidio. Aspetta, aspetta. Ma tu che portavi, slip o boxer? Fiona, mi fai leggere? Fiona, mi fai leggere? Se avessi fatto un po' di palestra, saresti stato perfetto. Sapessi come godono le donne quando accarezzano i muscoli. Perché i muscoli sono sexy. I muscoli sono erotici. I muscoli fanno uomo. I muscoli senza peli risvegliano gli istinti bestiali delle donne. Le donne impazziscono di fronte ai muscoli. C'è... Zanzara! Che schifo! In pieno inverno. Ma fa proprio schifo questo posto. Vorrei mettermi un po' a dieta. Che dici? Ho il seno troppo grosso? No, per niente. Non ho mai avuto un vitino di Vespa, quello ce l'hai o non ce l'hai. Certo ci sta attenta, Comunque è di sedere che dovrei calare. Mamma mia, sono molto lontana dai famosi 90, 60, 90. Guarda, su questa è benissimo. Benissimo? Che ti sembrano 90 queste? Saranno almeno 180! Sono, sono bellissime! Yeah. Zanzara! Ah. Che schifo! Ma che fai? Entro nel profumo? È il modo più chic per allontanare le zanzare, caro! Te la pianti di fissarmi? Ma scusa! Ah. Niente, frigo bar. Non ho neanche portato un libro. E devo fare pure pipì. Ma no, pipì l'ho già fatta. Che facciamo? Dormiamo. Dormiamo? Guarda che io mica riesco a dormire se non leggo. Che ne so. Parliamo un po', raccontami qualcosa. Guarda il ragno! Sentate! Diego, ma non sei nudo! Hai le mutande! Perché la palla che eri nudo? Ma l'hai vista te? Che? Le mutande! Ma dove l'hai preso? Sempre in danza! Ecco qua! Tolte! Oh! Che codona da tigre! Ma chi è? Passami il telefono, per favore! Ma veramente ce l'ho grosso! Fiona,
Fiona? Il gorilla ce l'ha più grande.